a quando ero bambina. Ora che non posso più tornare, no, non è vero, sono qui e siamo qui su Vaiaga TV All Music Television. Buongiorno Ingrei, e finalmente stiamo per dare il buongiorno anche a Marco Ligabue. Ma prima, ragazzi, vogliamo vederci insieme il trailer del suo libro? Siete pronti? Andiamo. Dopo un'infanzia normale, una vita travolta dal successo di un fratello. Cambia per sempre. Eccitante ma delicata da gestire. Vita privata. Imprese impossibili. E tanto rock and roll. Storie conosciute, storie inedite. Salutami tuo fratello. Marco Ligabue, dall'8 aprile nelle librerie, online e non solo. Qui su Vaiaga TV, All Music Television. Buongiorno Marco. Ciao, ciao a tutti, ciao. Come stai? Com'è? È sempre bello magari di vedere il trailer e rivivere i momenti? Sì, guarda, proprio mi avete fatto una bella sorpresa, perché insomma l'avevo già visto il trailer, ma rivederlo anche così in onda mi ha fatto un certo effetto. Ora poi che insomma il libro è uscito da poche ore, beh, insomma, me lo sono gustato ancora di più. Bene, mi fa piacere, perché mi sono emozionata anch'io, perché insomma posso solo immaginare cosa c'è dentro questo libro. Lo leggerò molto molto presto. Insomma, avete fatto la conferenza stampa, parliamo proprio di te ancora di più nel tuo libro, non solo come musicista, ma parliamo proprio della tua vita. E durante il lockdown hai proprio pensato, beh, quasi quasi lascio la chitarra e inizio a scrivere? Ma più o meno è andata così. Guarda, è successo che un anno e mezzo fa io non avevo mai pensato di scrivere un libro, però un giornalista che amico e anche fan mi ha detto: cavolo Marco, tu hai vissuto una vita incredibile, e poi soprattutto hai assaporato la musica da tanti lati diversi, da tante prospettive diverse, perché prima sono partito come fan, poi da addetto ai lavori seguendo e supportando Luciano, poi da chitarrista nelle band, poi da cantautore mi sono lanciato insomma qualche anno fa, e sei il fratello di una rockstar. Quindi ho visto tante facce, tanti aspetti della musica, e ho pensato che poteva essere una storia interessante da raccontare. Mi sono messo lì e il lockdown è stato perfetto, perché ho capito che scrivere un libro serve tanto tempo, e quindi questo lockdown mi ha dato tutto questo tempo. Sì, è vero, ho anche un altro amico che sta scrivendo un libro e scrive, perché immagino quanto ci hai messo più o meno a scrivere tutto il libro, tutta la tua storia. Ma guarda, allora in tutto diciamo l'operazione è stato un anno, però fai conti che almeno io sono la prima esperienza, posso solo parlare di questa. Ho scritto 33 capitoli e spesso i capitoli mi uscivano di getto, non proprio scrivo pagine su pagine. Dopo c'è un lavoro di rifinitura, perché controllo una data, un titolo di una canzone, l'anno di uscita, e magari un aggettivo che non ti soddisfa e lo vuoi cambiare. Ecco, quest'opera di rifinitura richiede veramente tanto tanto tempo. È stato questo che mi ha portato via tempo, perché in realtà la mia vita proprio l'ho vomitata, cioè pagina dopo pagina. Bello, mi è piaciuto questo termine, proprio rende l'idea, cioè l'hai vomitata, sì, proprio sì. Linguaggio diretto, fresco, proprio come sei tu. Facciamo così, tra poco torniamo da te, a casa tua, non so se sei a casa, anzi te lo chiederò tra pochissimo. Continuiamo a farci una bella chiacchiera, a raccontare la tua storia e soprattutto a conoscere e raccontare qualche aneddoto del tuo libro. Non è vero, sì che è vero. Buongiorno Ingrei, eccolo, lo vedo, sono vicino, mua, mua. Ti mando un bacio virtuale, il nostro Marco Ligabue. Parliamo grazie, di lui. Grazie, io lo prendo il bacio. Tutto, prendilo, bacio, lo devi prendere, lo devi prendere tutto. Parliamo di te, della tua storia, del tuo libro, perché posso solo immaginare quando decidi di scrivere un libro, perché hai proprio forse anche il bisogno di raccontare tutto quello che hai vissuto, o magari hai pensato anche che potesse essere magari un buon esempio per gli altri?
Sì, diciamo che guarda, è stata un'esperienza, come dicevamo prima, nata un po' così per caso, proposta da un giornalista, poi dopo mi ha davvero appassionato. Ho capito che è anche terapeutica, perché vai a scavare dentro te stesso, dentro certi ricordi e dentro a dei tuoi stati d'animo, quindi proprio ti metti davvero a nudo. E una delle caratteristiche che ho visto che è uscita di questo libro, che è del mio carattere, che insomma fa parte molto di noi emiliani, no? Che siamo goliardici ma anche molto concreti, non molliamo mai, cioè siamo tenaci, testardi, coraggiosi, vogliamo portare a termine le cose. Ecco, questa cosa secondo me può anche essere una cosa che può, insomma, non dico aiutare, ma in cui tanti ragazzi o tante persone che vorranno leggere questo libro potrebbero trovare una forza. Certo. Perché le sfide nella vita sono tante, anche io ne ho avuto tante, perché sono il fratello di uno dei miti della musica italiana, con il bello ma anche il brutto che quello ti porta. Quindi insomma, io tra l'altro ho deciso di complicarmi particolarmente la vita, perché ho deciso di fare la stessa cosa di mio fratello. Quindi se una persona si deve, scusami, sudare le sette camicie, qua io ho la lavanderia strapiena, straconna a casa, di camicie. Ce l'hai a casa la lavanderia, fai da sé proprio. posso solo infatti immaginare. Infatti, come mai si chiama proprio salutami tuo fratello, Marco, ciao, salutami tuo fratello, ma tu sei il fratello di Luciano Ligabue. Insomma, non è stato nemmeno semplice. Bello da una parte, ma c'è sempre il rovescio della medaglia dall'altra. Sì, esatto, guarda, allora vabbè, questo me lo dicevano già da piccolino, ma da piccolino me lo dicevano solo in paese gli amici, i conoscenti, i parenti, no? Salutami tuo fratello. Poi Luciano nel 90 è partito con Balliamo sul Mondo, ha fatto una carriera incredibile e da quel momento è stata tutta una nazione che mi diceva salutami tuo fratello quotidianamente, in tutte le mie giornate, no? Quindi ho avuto questo ritornello quotidiano, insomma, che qualcuno mi diceva, no, ma che in realtà mi ha sempre fatto molto piacere. È chiaro che poi ci sono anche delle situazioni dove si va un po' oltre, e ho voluto raccontare proprio nel libro salutami tuo fratello, che almeno secondo me si può rimanere in luce anche se hai vicino un'ombra che potrebbe veramente oscurarti, come quella di, insomma, di un mito, di una parentela così ingombrante. Certo. Di fianco. Ecco, io sono curiosa di sapere, no, se vi siete mai scambiati qualche ragazza. Questo cioè proprio dritta stato, l'hai scritto nel libro, vero? Guarda, se vuoi salvarti basta che dici l'ho scritto nel libro, leggetelo. Guarda, allora no perché c'è un accenno nel libro, ma magari ho avuto paura che Luciano a un certo punto mi stoppasse tutta l'operazione. No, però del rock and roll ne abbiamo fatto, nel libro ce n'è un bel po' di rock and roll in tutti i sensi. Va bene, a buon intenditore poche parole, ok? Quindi avete capito anche voi da casa, no? Allora rimanete assolutamente con noi, Marco, rimani con noi, continuiamo tra poco a parlare di te e anche della tua musica. Music Television, ragazze, mi avvicino, ragazzi, non vi posso dire quello che ci siamo detti fuori onda, però vi posso dire solo rock and roll. Abbiamo Marco Ligabue con noi, rock and roll, va bene, racchiude tutto? Sì, guarda, con quella te la cavi sempre. Sì, infatti, anche a me dicono sempre, ma sei una tipa proprio rock and roll? Sì. Sì. Allora Marco, noi siamo qui oggi per parlare del tuo libro, salutami tuo fratello, ci ha raccontato qualche aneddoto che insomma è stato molto molto bello, no? In qualche modo anche entrare nella tua personalità, però potremo conoscerti ancora meglio leggendo il libro, giusto? Quindi il messaggio che vogliamo dare è leggete, salutami tuo fratello. Sì, perché vuol dire, insomma, ovviamente se uno ha voglia di approfondire, ci sono 280 pagine, 33 racconti, ma molto davvero veloci, fluidi, dove c'è musica, c'è tante miglia, c'è vita privata, ci sono equilibri familiari che ho fatto saltare. Pensa che una volta quando ero 18enne ho conosciuto una super gnocca svedese in Riviera, l'ho portata a casa e mia madre non voleva, ha tolto le chiavi di casa, però mio fratello
mi ha aiutato perché è andato a dormire con la nonna, mi ha lasciato la sua cameretta e mio padre ha organizzato il vero primo tour della famiglia Ligabue, chiamando tutti i suoi amici a vedere la bella svedese che c'era in casa. Ci sono, insomma, delle vicende davvero insomma, così dal goliardico alle anche quelle un po' più incredibili, perché penso che una volta ho organizzato una telefonata tra Luciano e Vasco. Sì. Io avevo fondato nei primi anni 90 il fan club di Luciano, il Bar Mario, ho fatto una sorta di gemellaggio con il Blasco, il fan club di Vasco, e io il presidente del Vasco fan club, e ho detto perché non facciamo una telefonata fra Luciano e Vasco e la riportiamo nei nostri giornalini, e così abbiamo messo insieme questa telefonata. Ci sono tante cose curiose da andare a scoprire, più come si diceva prima il fatto di un fratello che ha cercato di fare la sua strada malgrado una parentela così importante. Infatti nel frattempo stiamo guardando anche delle immagini di un video di una canzone, e ovviamente il tuo percorso è stato anche difficoltoso, perché tu in qualche modo, insomma, vi siete scelti, hai scelto di fare un percorso similare, nel senso anche tu cantautoriare, canti, suoni, scrivi, un percorso con i Rio, te lo dicevo fuori onda, che io li amavo tantissimo, è una band fortissima, chissà, magari prima o poi in un ritorno, potrebbe essere una reunion. Ma magari una volta, che non so, magari un concerto, un qualcosa, una canzone, sarebbe bello anche ritrovarci per fare qualcosa di musicale. Ecco, io ho fatto, guarda, veramente tante 8 anni a testa bassa, a parte questo anno qua di lockdown, facevo una media di 100 concerti, che arrivavo a casa che ero stravolto, però sì, magari, perché no, insomma, con Rio abbiamo fatto tante cose belle che sarebbe bello anche riproporne qualcun'altra. Ok, se lo fate chiamami sì. Poi io faccio una presentazione qui su Bayaga TV, Music Television, io vengo, così cantiamo, presentiamo, facciamo tutto. No, molto volentieri. Guarda Marco, io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo tuo percorso, e ricordiamo, salutami tuo fratello, lo trovate ovunque, Marco Ligabue, e allora noi come ci lasciamo? Come ci vogliamo? Ci lasciamo con i cappelletti in brodo emiliani, ma li fatto mamma? Mia mamma è da Champions League nel fare cappelletti e tortellini, proprio lì siamo a livelli altissimi. E comunque, se vuoi, lasciamoci così, se vuoi io ti saluto Luciano. Ma ti giuro che non ci avevo pensato, te lo giuro, non ci avevo pensato. Va bene, ho messo via un po' di cose, ma non riesco a metter via te, Luciano Ligabue. Marco, grazie mille per essere stato con noi, ti ribacio di nuovo così. E io riprendo il bacio, contraccambio. Ciao a tutti, rock and roll, passate un bel periodo. Ecco, rock and roll forever, qui siamo assolutamente rock and roll. Grazie a Marco Ligabue.